La linea del governo sul salario minimo l'aveva ribadita oggi la ministra del lavoro, Marina Elvira Calderone. Quindi io cerco oggi di essere diretta, perché non credo al salario minimo per legge, perché io credo alla buona contrattazione collettiva. Da tempo la ministra aveva espresso questa posizione a nome dell'esecutivo e oggi è arrivata, non certo a sorpresa, la bocciatura in Parlamento. I gruppi di maggioranza hanno depositato in commissione lavoro alla Camera un emendamento soppressivo al testo, messo a punto da tutte le opposizioni ad eccezione di Italia Viva, che prevede l'introduzione di una soglia minima di retribuzione di 9 euro lordi l'ora. Uno sgambetto che manda su tutte le furie il centrosinistra, così umiliano 3 milioni e mezzo di lavoratori, attacca la segretaria del PD Elly Schlein. Molto duro anche il commento del leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. È un insulto agli italiani, scrive su Facebook. Blaterano di patriottismo, ma lo fanno valere solo per difendere i loro ministri dalle dimissioni e tutelare i loro privilegi. Il coro delle critiche è unanime e l'ennesima vergogna della destra, commenta il co-portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli. Fare la guerra ai poveri è il loro sport preferito, attacca il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. I lavoratori sottopagati possono attendere, osserva da Azione Matteo Richetti. Si smarca Italia Viva con Marattin, che presenta un emendamento perché la soglia sia stabilita da esperti e non per legge. Una mossa a cui, spiegano dal centrodestra, la maggioranza si è trovata costretta a ricorrere, visto che le opposizioni, spiegano, hanno preferito fare di un tema così importante un totem di propaganda in vista dell'estate, ponendo un muro sulla proposta avanzata dalla maggioranza di una discussione a 360 gradi sulla contrattazione, il welfare aziendale e il lavoro povero da avviare a settembre. La battaglia proseguirà prima in commissione, dove dalla prossima settimana inizieranno le votazioni sugli emendamenti, per poi passare in aula. Questo perché, anche se visti i numeri, PD, Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Azione danno per scontata l'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'intero testo sul salario minimo, dal momento che si tratta di una proposta dell'opposizione, il provvedimento andrà comunque in aula e, calendario alla mano, predisposto dalla capigruppo di Montecitorio, l'approdo è previsto per il prossimo 28 luglio, anche se con un no della Commissione e un mandato negativo al relatore, il destino del provvedimento sembra segnato. Buongiorno, buon sabato e benvenuti al dibattito di Omnibus. Siamo partiti dal servizio di Felicia Giudice, andato in onda ieri sera al TG delle 20, perché oggi torniamo a parlare di lavoro in una giornata che sarà calda, molto calda, soprattutto per quanto riguarda, non solamente per le temperature, ma anche per chi vorrà prendere oggi un aereo. Quasi 1000 i voli coinvolti, 150.000 passeggeri stimati per lo sciopero del personale di terra degli aeroporti, lo sciopero che partirà alle 10 di quest'oggi. Ci sono ancora polemiche per quanto riguarda invece lo sciopero dei trasporti che c'è stato pochi giorni fa, e le polemiche, quelle che dicevo, tra sindacato e il ministro Salvini. Però ieri è stata anche una giornata importante per i lavoratori della scuola, è stato firmato il rinnovo del contratto, si aspettava da 6 anni. Però è il salario minimo, da come avete visto nel servizio, a far discutere e parecchio i partiti. Partiamo da qui stamattina con i nostri ospiti. Do il buongiorno qui in studio con me, c'è il sottosegretario al lavoro, esponente della buongiorno, Lega. Buongiorno a voi. Buongiorno. Claudio Durigon, buongiorno, buongiorno Durigon. Vedo collegato per il Partito Democratico Antonio Misiani, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Che si trova a Napoli, se non mi sbaglio, e poi ci spiegherà anche il perché. Esatto. Perché oggi è una giornata importante anche per il Partito Democratico. Buongiorno a Marco Bentivogli, Base Italia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno al segretario confederale della CGIL, Pino Gesmundo. Buongiorno a voi. E buongiorno a Francesco Maria Del Vigo, vice direttore buongiorno del giornale. Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno a voi, Francesco, grazie per l'invito. Allora, io parto da Durigon, sottosegretario Durigon, perché, e partiamo appunto dal salario minimo, perché è arrivato un po', diciamo, in zona Cesarini, potremmo dirlo così, questo emendamento da parte della maggioranza che blocca la proposta di PD e 5 Stelle di un salario minimo a 9 euro. Poi ci faremo spiegare da Misiani che questa era diventata, diciamo, una prima operazione di bandiera per avere tutte le opposizioni unite. È stato appoggiato, diciamo, da tutti tranne che da Italia Viva questa proposta. E leggo il virgolettato che ha accompagnato, diciamo, questo emendamento: non si può fare di un tema così importante un totem di propaganda, perché la vostra proposta era quella di parlare di temi relativi al contratto nazionale, anche al salario minimo,
però a settembre in un, diciamo, un discorso più organico, possiamo definirlo così? Allora, assolutamente sì, noi non è a zona Cesarini perché oggettivamente l'abbiamo sempre detto in tutte le fasi che l'ha ribadito anche ieri la Calderone, come abbiamo sentito. Meloni ha detto questa cosa nei suoi discorsi in Parlamento, quindi non crediamo e siamo fermamente convinti, e sono fermamente convinto che non credo che il salario minimo sia la risoluzione del problema, anzi secondo me sarà un aggravante di tutte quelle che possono essere le varie contrattazioni collettive che fino ad oggi ci hanno dato, secondo me. Perché tantissimo. Un aggravante? Perché comunque sia restringerebbe il livello della contrattazione sul salario d'ingresso e non su quello che oggi è stato invece sui mediani, sul welfare e su quelle che sono queste attività. Noi abbiamo dato già una risposta, ho sentito nel suo servizio poco fa quando si parlava che noi non stiamo sul lavoro povero, veramente noi credo che abbiamo dato una grande risposta con il taglio del cuneo, no? Tutti ai quelli che in qualche modo soffrivano questa inflazione così alta, e parliamo appunto fino a vediamo che il taglio del cuneo comunque è momentaneo, cioè non è una lei mi chiede la risposta, io ho dato la risposta, dopodiché se dice momentaneo noi lavoreremo per cercare di farlo ancora di più, però quella è già una risposta fondamentale a tutto quello che insomma ci si dice che è il lavoro povero, che in qualche modo sono quelle fasce che arrivano fino a 35.000 euro, e credo che sia stato un taglio del cuneo davvero importantissimo, e quindi su questo già la risposta in questa fase di inflazione così alta è stata anche data. Non basta, serve potenziare ancora di più questa contrattazione, ci sono ancora dei contratti che purtroppo anche rinnovati poco tempo fa che sono ancora sotto soglia, secondo me quello che è l'articolo 36, dobbiamo fare in modo che questi contratti in qualche modo possano avere più forza e avere finalmente quello che è quello che serve al paese e ai lavoratori. Quindi su questo siamo disponibili a lavorarci, a fare dare delle risoluzioni, ma credo che fermamente che il salario minimo invece sia soltanto un ostacolo. Allora io vorrei far vedere il cartello di Eurostat, e così vado da Misiani, che inquadra la situazione di quelli che sono i salari minimi in tutta Europa, e che al netto del fatto che l'Italia è con pochi altri paesi, Austria, Danimarca, diciamo i paesi scandinavi, è tra quei paesi che non hanno una legge sul salario minimo. Ci sono altri paesi, lo possiamo vedere dall'altro cartello. Sono 22 esempio, su 27 i paesi europei che hanno una legge sul salario minimo. Per la precisione, Misiani, che è puntualissimo su questo. E invece sull'altro cartello, la vostra proposta, quella del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, è di 9 euro. E in questo momento, diciamo, ci sono paesi come ad esempio il Lussemburgo, che arriva a 12 euro, la Francia intorno a 10 euro, l'Olanda 9 euro, e poi ovviamente in base anche al costo della vita si va a scendere con altri paesi, e quello esempio del blocco dell'est europeo, che sono intorno ai 2-3 euro. Misiani, vi aspettavate questo l'emendamento di ieri e l'atteggiamento da parte del governo sul salario minimo? Speravamo in un'apertura da parte del governo, in un dialogo, in un confronto, anche in una controproposta, perché non pretendiamo di avere la verità in tasca, ma pretendiamo che il governo e le istituzioni si occupino del problema del lavoro povero. Guardi, gli studi più accreditati ci dicono due cose: che il lavoro povero è molto cresciuto negli anni, e che oggi l'Italia ha una quota di lavoratori poveri superiore alla media europea. 22 paesi su 27 dell'Unione Europea hanno adottato leggi sul salario minimo, naturalmente configurate in modo diverso paese per paese. L'Italia è rimasta con altri 4 senza una legge sul salario minimo. Poi è chiaro che un'eventuale legge sul salario minimo in Italia deve tenere conto, salvaguardare e valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva nazionale. Infatti la proposta la nostra proposta è una proposta che si articola in due gambe. La prima e la più importante è quella di sostanzialmente estendere erga omnes il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative. Quindi in realtà al centro c'è la buona contrattazione, che è un patrimonio prezioso da salvaguardare, anche perché nella contrattazione, come è noto, si stabiliscono i livelli retributivi, ma anche tante altre tutele importanti per la dignità del lavoro. La seconda gamba della proposta dell'opposizione è però individuare una soglia di 9 euro lordi l'ora, che è una soglia di garanzia, al di sotto della quale comunque non si può andare. Quindi è una proposta equilibrata. Poi ripeto, non abbiamo la verità in tasca, si potevano discutere controproposte, modifiche sul livello, sull'articolazione di questa proposta. Il governo ha deciso in modo ideologico e pregiudiziale di cassare
con un emendamento soppressivo, come veniva ricordato, l'intera proposta. E guardate, anche questo ragionamento della zona Cesarini a me non convince. Noi in zona Cesarini stiamo andando a rotta di colla ad approvare la legge delega di riforma fiscale, che è un provvedimento enormemente complesso e ambizioso. In zona Cesarini approveremo, prima della pausa estiva, provvedimenti importantissimi. Perché il salario minimo, che tenta di dare una risposta a 3 milioni di lavoratori sottopagati e sfruttati, invece deve essere cassato, non è un'urgenza, può andare tranquillamente alle calende greche? Allora, queste sono una serie di domande che ovviamente rivolgeremo a Durigon. Però, per allargare il discorso, e vado dall'esponente della CGIL, da Gesmundo, perché da queste prime battute del dibattito, però è un po' ce lo stiamo portando dietro, emerge quasi una sorta di confronto tra contratto nazionale versus salario minimo. È come se fosse, diciamo, se si può fare una cosa e non l'altra. E da come abbiamo sentito anche dalla Calderone, che era a un convegno, a un incontro da parte, un incontro della CISL, appena ha detto che il governo era contrario, c'è stato anche l'applauso da parte della CISL. C'è questo dibattito all'interno del sindacato, Gesmundo, sul contratto, sulla contrattazione collettiva, diciamo, che garantisce di più rispetto al salario minimo? Non la sentiamo. Vediamo se c'è un problema. Ecco, adesso la sentiamo. Ecco, sì, bene. Dicevo, il dibattito è sicuramente articolato rispetto al tema, ma non è in discussione la contrattazione collettiva. Noi dobbiamo partire dal presupposto che ci sono milioni di lavoratori, 3 milioni di lavoratori, che vivono, diciamo, una condizione contrattuale che sta al di sotto di quei minimi che noi abbiamo individuato come i 9 euro. E dobbiamo partire da una condizione nella quale tutti quanti, penso sia una consapevolezza condivisa, che c'è un mondo del lavoro in grande sofferenza, che lega peraltro questa condizione salariale debole a una condizione di stabilità del lavoro molto precaria. E quindi impedisce sostanzialmente ai lavoratori di vivere una vita dignitosa. Ora, c'è una proposta in campo e c'è una richiesta anche che noi articoliamo in questo senso, che è quello di legare la contrattazione a un salario minimo. Non viene esclusa la contrattazione. Stiamo ragionando del tema legato al fatto che i minimi contrattuali dovranno essere definiti in un'apposita contrattazione con le parti sociali e quelle datoriali, e che però si parte da una base che è quella del salario che può essere anche quello di 9 euro. Lei non l'ha sentito, Gesmundo, ma c'era Durigon che diceva qui fatelo. Nel senso, perdonami, mi permetto di dire che c'è bisogno però di intervenire anche legislativamente, perché c'è un altro tema, che è quello della rappresentanza. Perché se questi contratti stanno di quelle cifre, perché molto spesso con contrattazioni con noi definiamo sindacati gialli, con contrattazione che noi definiamo con contratti pirata, poi alla fine rappresentanze sindacali, sia di datoriali che di lavoratori, sottoscrivono contratti che stanno ben al di sotto delle cifre di dignità, mettiamola così, e soprattutto non danno nessun tipo di garanzia in termini di diritti e di tutele. Quindi bisogna mettere insieme le due condizioni. Volevo sentire Bentivogli su questo e poi finiamo il giro e torno da Durigon. Ma innanzitutto si può, come è stato fatto in altri paesi europei, fare il salario minimo senza intaccare la forza della contrattazione collettiva e soprattutto la capacità di rappresentanza del sindacato. Bisogna far bene le cose, scriverle bene, però oggi dobbiamo aprire gli occhi. Noi abbiamo una quota di lavoratori anche autonomi, il salario minimo deve essere un diritto sociale che riguarda tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto, che sostanzialmente hanno dei salari da fame. Allora, su questo è possibile costruire una risposta. Se noi guardiamo le dichiarazioni dei redditi, i lavoratori che pur lavorando guadagnano all'anno e dichiarano meno di 10.000 euro sono ancora di più di 3 milioni, sono tantissimi. Allora, per questo bisogna... ma in questo modo si estenderebbero le tutele anche ai lavoratori autonomi. Allora, scusi, è Bentivogli. Prego, facciamo finire Bentivogli. La mia proposta me la lasci spiegare a me. Prego. Ora credo che ci sia un bias diverso. Il problema è che
noi abbiamo una quota di lavoro povero che è crescente, è grande, e su questo dire che la contrattazione collettiva teoricamente rappresenta il 100% dei lavoratori dipendenti, possiamo pure dirlo ai convegni, ma in realtà non è vero. Il 62% peraltro dei lavoratori privati non ha un contratto nazionale rinnovato. Ci sono contratti collettivi nazionali che sono scaduti da più di 10 anni. Voi immaginate 10 anni senza inflazione, sono contratti che non hanno neanche l'indennità di vacanza contrattuale, per cui sono fermi al salario del 2012-2011, è una cosa indegna. Allora chiudersi e dire no, il salario minimo non serve perché in fondo teoricamente c'è la contrattazione, significa non dare risposte a questa quota di lavoratori che è gigantesca, e per questo bisognerebbe migliorare la proposta dell'opposizione perché è incompleta, e bisognerebbe specificare un po' il campo d'applicazione, che cosa si intende, cosa includono i 9 euro lordi, eccetera, eccetera. Però contemporaneamente io credo che le forze di governo su queste posizioni non si debbano assolutamente arroccare. Esiste però un tema, e vado da Francesco Del Vico, che è quello dei salari. Eccoci. Cioè, quello che, dove ci troviamo noi ad avere dei salari, insomma, molto più poveri rispetto ad altri paesi europei, si è perso tantissimo, insomma, in questi anni. E dall'altra parte c'è il tema che ha sollevato appunto Bentivogli, cioè più del 60% dei lavoratori che non sono garantiti da un contratto nazionale. È una sfida questa del lavoro che poi a settembre per questo governo, per questa maggioranza, al netto dei vari temi, insomma, oggi non parliamo di giustizia, certo, non parliamo nello specifico di PNRR, ma c'entra anche questo, insomma, sul tema. Però è uno di quei temi che poi alla fine, sia busta paga che salario minimo, impatteranno nell'autunno, come anno caldo, insomma. Credo che sia un tema dirimente, perché alla fine il governo verrà valutato su queste cose e non su tanti altri, come dire, temi che sono sul tavolo in questo momento. Però mi sembra che il salario minimo sia una risposta sbagliata a una domanda giusta. Cioè, tutti siamo d'accordo, tutti quelli che hanno parlato sono d'accordo sul fatto che sicuramente c'è un problema salariale, alcune persone non sono garantite, alcuni stipendi sono troppo bassi. Ma perché questi stipendi sono troppo bassi? Cioè, la risposta non è tanto nel salario minimo, che mi pare che a livello europeo comunque non abbia garantito un salario spesso decente, 9 euro l'ora comunque sia, cioè un minimo piuttosto basso. Il vero problema è che ci sono ancora troppe tasse sul lavoro, su questo deve intervenire il governo. Cioè, non c'è un datore di lavoro cattivo che dice non voglio pagare stipendi decenti ai miei dipendenti. C'è un datore di lavoro che probabilmente non può permettersi di pagare stipendi più alti di quelli che paga. Per cui imporre un salario minimo così erga omnes sarebbe, secondo me, sì, in verità, come dire, un piccolo sgambetto nei confronti di una contrattazione che spesso funziona molto al rialzo rispetto al salario minimo, ma soprattutto eluderebbe il problema principale. Io penso che il governo, cioè, volesse anzi aprire un dibattito migliorativo su questa questione. Dopodiché il salario minimo è una di quelle parole chiave che viene, come dire, toccata e sbandierata così a livello ideologico, senza mai magari voler entrare proprio all'interno di quello che è il vero dibattito, quella questione. Se c'è una colpa del governo è quella appunto di non aver istituzionalizzato per sempre il taglio del cuneo fiscale e magari non averlo fatto in modo incisivo quanto ci sarebbe aspettato, però comunque una legislatura dura 5 anni e i soldi all'aumento evidentemente non c'erano. Però secondo me il tema grosso è questo: è solo abbassando il cuneo fiscale che si possono dare più soldi e quindi più diritti ai lavoratori. Il salario minimo, ripeto, mi sembra una risposta un po' ballerina, un po' sbilenca a una domanda giustissima, per questo tutti siamo d'accordo. Però io non credo che, riflettendoci bene, non sia questa la soluzione al problema. Questo è vero, è verissimo, però Durigone, torno sempre a quel 62% di Bentivogli, di quelli che non hanno la contrattazione nazionale e che da questo punto di vista non sono tutelati. Non so dove Bentivogli prende il 62%, però noi c'è una direttiva europea che dice che si deve applicare il contratto del salario minimo nel momento in cui non c'è una contrattazione che è pari o inferiore o superiore all'80%, quindi l'80% è la base. Tutti i nostri dati ci dicono che la contrattazione collettiva è molto più alta rispetto a quello che è, insomma. Che ci sono contratti che non hanno la cosiddetta scala mobile carsica, l'indennità di vacanza contrattuale, quando i contratti sono rinnovati. E sa che ci sono dei contratti firmati da CGL e CISL e UIL che non rispettano questo aspetto, e pensare che 7 punti, che sono tanti, di
taglio di cuneo fiscale risolva i problemi di chi guadagna 3-4 euro l'ora è assolutamente illusorio. Noi allora dobbiamo affermare il principio che in Italia con qualsiasi contratto un'ora di lavoro non si paga meno di 6 euro. Cioè, come anche, allora, anche per una questione diciamo di principio, provo a semplificare così. Licenza, perché 9 euro lordi. Facciamo rispondere, Bentivogli, facciamo rispondere, sottosegretario. Altrimenti, Turigon, lei deve dire no, bisogna e si può pagare meno di 6 euro e mezzo netti. Se mi fa parlare, prego, posso, prego, dirle quello che penso. Allora, io credo che sono usciti tanti temi importanti, secondo me, no? Perché oggettivamente quando si parla di contratti pirata, quando si parla di comunque sia un salario non adeguato, anche nella stessa contrattazione che ha fatto CGL CISL-UIL, parliamo del contratto che se ne parla in questi giorni, del contratto dei famosi fiduciari, no? Dove purtroppo addirittura ci sono appalti pubblici di anni e non di questi 6 mesi, che in qualche modo hanno fatto sì che il salario di questi lavoratori sia a 5 euro lordi l'ora, per farti capire, anche se hanno appena fatto un rinnovo che è andato fino a 6 euro. Però oggettivamente dobbiamo capire come aiutare queste fasce per dare un salario giusto ed adeguato. Ma lo ripeto, e sono convinto che si può sviscerare tutti quei temi che in qualche modo si sono detti fino ad ora, ma l'unico strumento, secondo me, sbagliato che potrebbe in qualcosa inficiare la contrattazione collettiva, che sono anche i salari mediani, si chiama salario minimo d'ingresso. Ma non è perché, no, fammi finire però, scusa, perdonate, io vi ho fatto parlare fino adesso, se mi fate parlare anche a me, sennò diventa davvero imbarazzante. Perché dico questo? Perché io vi voglio far capire che se oggi ci sono ancora, come ti dicevo poco fa, contratti che non si rinnovano da 8 anni, da 10 anni, come poco fa si stava dicendo, la volontà di me di inserire questo salario minimo sicuramente inficia ancora di più questa contrattazione, perché tanto c'è il salario minimo e non faccio rinnovo. C'è un ostacolo secondo voi questa oggettivamente cosa? Quindi io sono pronto, siamo pronti a discutere di tutti quegli ostacoli che fino ad oggi hanno fatto il lavoro povero, che il lavoro povero, ripeto, non è soltanto dalla contrattazione oraria, ma è anche dai part time che noi abbiamo oggi in Italia, che hanno un'influenza molto, molto forte. Siamo pronti a discutere di tutto quanto questo, non crediamo, e lo ripeto, è una volontà politica, che il salario minimo sia l'elemento fondamentale per risolvere questi problemi. Però come principio, le faccio una domanda io, come principio non si può definire che un lavoratore che lavora un'ora per qualsiasi settore non deve essere pagato meno di una certa cifra? Ma il principio lo fa la contrattazione, perché le voglio fare un esempio. Ma lei pensa che CGL, CISL, UIL e OGL che hanno firmato il contratto fiduciario volevano firmare a 6 euro l'ora il contratto fiduciario? No, non credo. Non credo assolutamente. Purtroppo, qual è il problema che c'è stato? Che gli appalti fino ad ora dati, oggettivamente, sono stati appalti dati a basso prezzo. E quindi si deve trovare una soluzione per alzare quegli appalti. Misiani, vengo da lei, però vedevo che l'esponente della CGL scuoteva la testa, da Gesmundo scuoteva la testa, e volevo capire perché, visto che è stato tirato dentro. Gesmundo. Il sottosegretario Durigon dovrebbe sapere, sicuramente sa come si fanno i contratti e quali sono le dinamiche contrattuali. Ci sono dei rapporti di forza che si impostano rispetto al rinnovo contrattuale. Se c'è un rapporto di forza adeguato, il contratto lo rinnovi. Se sei nel sistema degli appalti fiduciari e della vigilanza, sappiamo che abbiamo rinnovato dei contratti che purtroppo per i rapporti di forza in campo non hanno consentito di rinnovare quei contratti in maniera adeguata e dignitosa. Ma questo significa appunto che non si può non tener conto di questa condizione. Si può, ma non è il salario minimo il problema. Non è il salario minimo. In questo caso una soglia minima di partenza aiuterebbe sicuramente a discutere meglio in una contrattazione nella quale poi possiamo anche ragionare di diritti, di tutele e di garanzie contrattuali per i lavoratori. Altro che, è ovvio che il sindacato c'ha anche delle difficoltà in alcuni campi, proprio perché non c'è una legislazione anche di sostegno alla contrattazione per fare in modo che ci sia una contrattazione dignitosa molto spesso. Quello bisogna fare, il sostegno a questa. Però chiedo a Misiani, la proposta, adesso chiedere a Misiani della proposta di Televia potrebbe suonare come una provocazione, però era per cercare di trovare, diciamo, da questo punto di vista anche una linea mediana, perché Marattina ha proposto va bene, la soglia di 9 euro potrebbe anche non andar bene, mettiamo su una commissione o comunque cerchiamo in qualche modo di ragionare su quella che potrebbe essere in Italia, vedi il potere d'acquisto, vedi quelli che sono i salari mediani e così via, per tirare fuori una, e torno sempre a questa cosa, per principio, una sorta di cifra da cui su cui sotto non si può andare. Potrebbe essere questa una proposta per voi, insomma, di apertura o no?
Ma guardi, io la metterei così, l'emendamento soppressivo del governo di fatto chiude la strada a qualunque tipo di proposta emendativa, migliorativa e modificativa. Quindi se il governo, la maggioranza in questo caso, se la maggioranza ritira l'emendamento soppressivo. E mi pare che non sia dell'opinione. Ma no, cioè, mi pare che tu ricordi. Stiamo ragionando. Mi sembra che, non è, quindi, che Antonio non hai mai fatto politica. Cioè, ma normale che, è normale che si può fare un ragionamento pazienza. Politico, ma con un altro impianto e non questo, perché non va bene. No, questo stava rispondendo alla mia domanda. Stava rispondendo alla mia domanda. Io guardo grande rispetto per il sottosegretario Durigon, ma le sue argomentazioni, quelle del governo, non stanno in piedi. 22 paesi su 27 hanno introdotto e ma non hanno la contrattazione collettiva che abbiamo in Italia. Durigon, non mi interrompere. Ecco perché ho fatto titolo di fare. Non mi interrompere. No, non 22, paesi, non... 22 paesi su 27 hanno introdotto il salario minimo e non solo non è morta la contrattazione collettiva, ma laddove è stato introdotto, la contrattazione collettiva ne è uscita rafforzata. La Germania, che è un paese che ha sindacati forti, ha introdotto il salario minimo nel 2015, lo alzerà a 14 euro, a proposito di rapporti tra le cifre paese per paese, e nella Germania non sono certo morti i sindacati, i contratti collettivi nazionali e quant'altro, però dobbiamo fare i conti con la frammentazione del mercato del lavoro, con i diversi rapporti di forza settore per settore, l'introduzione di un salario minimo, lo ripeto, che metta al centro la contrattazione collettiva nazionale maggiormente rappresentativa, perché questo è il cuore del problema in un paese che ha 1011 contratti registrati al CNEL, tra cui centinaia di contratti pirata che legittimano lo sfruttamento, perché questo è il tema. In un paese come l'Italia, una legge sul salario minimo che mette al centro i contratti delle organizzazioni più rappresentative e stabilisce una soglia al di sotto della quale non si può andare, con questa legge si aiuta la buona contrattazione collettiva e si dà una risposta a 3 milioni di lavoratori. Questo governo ha fatto per legge l'equo compenso per i professionisti. Bene, perché per i professionisti sì e per i lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati continuativi, i contratti di agenzia, perché la nostra proposta si occupa anche dei lavoratori parasubordinati, per loro no. I professionisti sì e i lavoratori dipendenti no. Sono figli di un Dio minore? Quel problema non va affrontato, secondo noi va affrontato e va affrontato discutendo delle proposte. L'emendamento soppressivo del governo taglia qualunque possibilità di discussione su un tema cruciale per i lavoratori. Perché? Perché evidentemente è assolutamente secondario nell'agenda del governo, perché la riforma fiscale va fatta a tappe forzate, perché va fatta la riforma della giustizia, vanno fatte tante altre cose, ma dei lavoratori poveri non gliene frega niente. Diciamo tra le tante cose che vanno fatte adesso, è mandare la pubblicità, che è prioritaria in questo momento, e poi vado da Bentivogli perché lo vedevo con il dito alzato, vengo subito da lui e parleremo di questo e parleremo anche degli scioperi di oggi e non solo. Pochi minuti. Rientriamo a Omnibus con Marco Bentivogli, stiamo ragionando sul salario minimo, stiamo ragionando soprattutto sulle buste paga e non solo dei dipendenti, ma anche ragionavamo anche dei professionisti, ragionavamo del fatto che in Italia, insomma, il dibattito sul salario minimo e anche quello sulle buste paga e sui salari, diciamo, bassi nel nostro paese è un dibattito che sicuramente potrebbe avere, insomma, effetti importanti a settembre. Bentivogli, credo che volesse intervenire sulla situazione dei contratti nazionali in Europa, vero? Non la sentiamo, Bentivogli. Adesso ci sono 6 o 7 paesi in Europa che hanno una copertura contrattuale più alta dell'Italia, per cui ciò che diceva Durigon non è corretto. Non la Germania. Non solo. No, ci sono 7 paesi che hanno una copertura contrattuale più alta della nostra. E tra l'altro in Germania ci sono 4 livelli salariali indipendenti, cioè il salario minimo, oppure si sceglie la contrattazione aziendale, oppure quella di Länder, oppure, perché sono indipendenti, i regolamenti aziendali. Questo fa sì che il livello di normativa sia integrativa rispetto al salario minimo. Il salario minimo è stato introdotto, tra l'altro, come una forza spinta del sindacato tedesco per contrastare l'arrivo dei mini job, che portò una quantità esplosiva di lavori a 700 euro al mese. Immaginate col costo della vita che c'è in Germania. Secondo tema,
non darei enfasi alla contrattazione privata e pirata, in realtà anche i contratti di CGIL e CISL e UIL vanno ridotti, cioè, i contratti sono 1000 e passa, ma avere per esempio in uno dei settori in cui la contrattazione va meglio, che è l'industria, avere 43 contratti del settore industriale è assolutamente sballato. Su questo sono d'accordo con chi lo diceva precedentemente, serve l'applicazione dell'articolo 39, e cioè una legge sulla rappresentanza. L'accordo dal 2014 oggi ancora non ha funzionato, non si può autoproclamarsi rappresentanti dei lavoratori, ma servono delle norme ferree riconosciute, magari costruite contrattualmente, ma poi riconosciute dalla legge, perché si deve sapere chi sono gli attori titolati a negoziare contratti. Allora, io su questo volevo cercare anche di capire, l'ultima domanda che faccio a Francesco Maria Del Vigo e poi cambiamo argomento, sulla situazione delle opposizioni su questo tema qui, perché questo è stato un tema sicuramente che in qualche modo ha riavvicinato, diciamo, la domanda politica, Francesco, ha riavvicinato, avvicinato il Movimento 5 Stelle con il Partito Democratico e anche con una parte, diciamo, consistente del Terzo Polo. E vedi all'orizzonte anche altri temi che in qualche modo possono riavvicinare l'opposizione, e soprattutto per quanto riguarda, diciamo, la vita democratica di questo paese, insomma, avere un'opposizione. Diciamo che il salario minimo, cioè la discussione sul salario minimo, ha donato all'opposizione un salario minimo, nel senso, come dire, un idem sentire minimo che non avevano da tempo. Sotto questo punto di vista, sì, è un tema, ripeto, un po' elettorale. Mi sembra che sia stato trattato anche questa mattina, parlando, vedo che c'è un muro contro muro, quindi da un punto di vista molto elettoralistico, e penso che ci saranno in futuro altri temi su cui l'opposizione potrà compattarsi. Però, ripeto, è un'opposizione che, con rispetto parlando ovviamente, avendo poche cose in comune, si trova sempre compattata non nella parte creativa, quanto nella parte distruttiva, che è una cosa che per carità è comune un po' a tutte le opposizioni. Però nell'opposizione che vede insieme il Partito Democratico, la sinistra, il Movimento 5 Stelle, molto spesso questo è più evidente. Credo che anche dal punto di vista della riforma della giustizia, di cui si sta parlando tanto in questi giorni, di cui si parlerà in futuro, ci potrà essere un asse fra la parte più giustizialista del PD e quella del Movimento 5 Stelle. Per cui sì, sicuramente credo che l'opposizione da questo punto di vista, da quindi da un punto di vista prettamente parlamentare, possa trovare un'unità a partire anche appunto da questo tema. Non credo che lo possa trovare dal punto di vista elettorale, cioè come proposta effettiva da presentare agli elettori, non adesso ma per le prossime elezioni europee del 2024, un po' sia per come è costituito il sistema elettorale delle prossime elezioni, ma proprio perché la base programmatica mi pare che non ci sia, da quel punto di vista un'opposizione unita. Il Parlamento c'è, specialmente, ripeto, su questi temi di bandiera, su cui è facilissimo schierarsi e contrastare quello che dice il governo. Diciamo che un altro tipo di opposizione, magari Gesmundo è contrario alla provocazione che sto facendo in questo momento, arriva dai sindacati, ma soprattutto arriva, e qui cambiamo argomento, voltiamo pagina, per quello che è successo in settimana per quanto riguarda lo sciopero dei trasporti, che ha provocato una serie di disagi, abbiamo visto, insomma, nelle varie stazioni ferroviarie, che ha portato poi a uno stop da parte del ministro Salvini. Oggi vi ricordo lo sciopero per quanto riguarda più di 1000 voli, 150.000 persone che rischiano di rimanere a terra, e ieri c'è stato poi il tribunale appunto amministrativo regionale che ha respinto il ricorso da parte proprio della CGIL contro il taglio dello sciopero. Su questo vorrei sentire le parole che ha detto ieri il ministro del lavoro Calderone sulla posizione di Salvini, ascoltiamo. Ma io credo che non sia esattamente così, perché il diritto di sciopero è un diritto riconosciuto nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, bisogna tener conto anche di quelle che sono ovviamente le esigenze legate al preservare quelli che sono i diritti dei cittadini e dei viaggiatori. Questo è un momento particolare in cui certamente le persone si muovono in tanti, abbiamo anche tanti turisti, tanti stranieri. Se il ministro Salvini ha ritenuto di adottare questo provvedimento, lo ha fatto in coscienza, perché era certo che questo fosse la soluzione migliore, ma non vuol dire certamente negare non solo il diritto di sciopero, ma anche la ovviamente legittima necessità delle parti sociali di avere anche dei momenti di confronto e anche dei momenti di evidenziazione di quelle che sono le loro posizioni.
Il ministro Salvini ha poi anche convocato il rappresentante sindacale dei tassisti, visto la situazione a dir poco drammatica della carenza dei taxi che in questo momento nelle grandi città. Gesmundo, c'è questa contrapposizione forte e soprattutto voi impugnerete il provvedimento del TAR e andrete avanti con questa battaglia? Non la sentiamo, questo perché, questo lo dico insomma in onda, cioè, questa cosa ovviamente parte degli ospiti di escludersi con l'audio e poi spesso e volentieri ci si dimentica quando c'è l'intervento. Prego Gesmundo. Sì, intanto se non ci offendiamo se ci considerate opposizione a delle scelte del governo che sicuramente non vanno nel verso del rispetto delle tutele, delle garanzie dei lavoratori e dei loro diritti. Il provvedimento è stato impugnato, è stato rigettato dal TAR l'impugnativa della sospensiva d'urgenza, si discuterà nel merito, vedremo nel merito quali saranno le decisioni che saranno assunte dalla magistratura in questo caso, ma il tema è tutto politico. Io ero a quel tavolo, in un tavolo nel quale si discuteva, si doveva discutere di altro, il ministro Salvini a 24 ore anche meno dallo sciopero chiede la sospensiva e il ritiro dello sciopero. Uno sciopero, vorrei dire, in un settore come quello soggetto ad autoregolamentazione, autoregolamentazione significa che c'è una legge che impone al sindacato di definire tempi, modalità e anche percorsi conciliativi a monte dello sciopero stesso, di ritirare quello sciopero. Quindi uno sciopero che era noto alle parti datoriali nella data, uno sciopero che era noto alla parte politica e istituzionale, uno sciopero che in qualche modo si poteva mettere in discussione, si poteva revocare o sospendere soltanto se le controparti datoriali si fossero sedute al tavolo a discutere delle ragioni che hanno portato le organizzazioni sindacali a dichiarare quello sciopero, che sono ragioni di natura contrattuale a proposito di contratti poveri e di contrattazione. Ma se c'hai contratti che non rinnovi da 6 anni, è evidente che anche la contrattazione è la garanzia, la tutela anche sul piano salariale, non soltanto salariale, viene meno. È uno sciopero che peraltro si sta facendo in settori nei quali si sta rivendicando anche la sicurezza dei lavoratori, che diventa anche la sicurezza dei passeggeri e quindi dell'utenza, in un settore dove c'è stata una grande richiesta di utilizzo del sistema, diciamo, di trasporti, dove ci sono tante risorse anche a disposizione. Penso a quelle del PNRR, non soltanto a quelle del PNRR, penso ai fondi di coesione, al fondo di sviluppo e coesione, che sono tutti bloccati, che sono da mettere a disposizione immediatamente per migliorare le condizioni del sistema del trasporto in Italia, ma per garantire anche la sicurezza dei lavoratori. Io vengo da una regione dove per un disastro ferroviario ci hanno lasciato la vita passeggeri e lavoratori. Per questo stanno scioperando quei lavoratori. E si poteva discutere prima e non 24 ore in un tavolo, peraltro improprio, non convocato per quella vicenda. Esatto, poi lo quel treno ferroviario di quel treno regionale in Puglia. Certo, quello sciopero è riuscito. L'iniziativa del ministro Salvini è stata assolutamente inutile e anzi ha creato ulteriore confusione nel sistema, ma probabilmente ha alimentato anche, diciamo, quella altissima percentuale di adesione allo sciopero dei lavoratori. Durigon. Allora, proviamo a fare un po' di sintesi e di luce. Intanto dico all'amico della CGIL che spero che la CGIL non faccia opposizione ma faccia proposte per dare risposte alle esigenze dei lavoratori. Uno sciopero di diritto, come se non le nostre proposte non sono parlare, però io non faccio da parlare. Ho sentito, lei ha detto questa opposizione già si fa politica e non fa quello che deve fare, secondo me, che è quella della contrattazione. Opposizione sindacale. Opposizione, ho capito male io. A queste politiche del governo. Ho capito male io. Dopodiché io credo che questo è un tavolo di trattative con le parti datoriali che giustamente ha portato ad uno sciopero, e questo sciopero comunque sia, il ministro Salvini lo ha preso in mano, l'ha portato su un tavolo, sono stati convocati anche il giorno dopo, si sta dando, cercando di dare risposte, e ha dato un input politico a queste associazioni datoriali che rientrano nell'ambito della sfera del suo ministero, per poter risolvere questi problemi. E nel frattempo dico, capisco che non potete intercedere in una retrocessione di questo sciopero, posso intervenire dando una, diciamo, riduzione di questo sciopero, e nello stesso qual tempo vi apro il tavolo per i diritti che voi avete preso. Io credo che un sindacato dovrebbe dire abbiamo vinto. Dovevo dire abbiamo vinto, perché sarebbe stato un tavolo che era quel tavolo, c'era la volontà, c'è stata la volontà di Salvini assolutamente di rinnovo del contratto. Assolutamente sì.
Guardi, io non voglio assolutamente fare polemiche, ma siccome la verità è questa, il ministro Salvini ha tentato di scaricare la responsabilità dei disagi dei cittadini rispetto a quello sciopero sulle spalle dei lavoratori e delle organizzazioni. Ma non è vero, ma non è vero, ma non facciamo sta demagogia. Ma non è vero. Un attimo, te ricordo. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Ricordi, un secondo. Ma se si fa da 8 anni un rinnovo, quella cosa si ottiene per colpa di Salvini che ieri. E dai, ma dai, non si faccia demagogia. E fate il vostro lavoro. Un attimo, perché il collegamento è complicato. Sui lavoratori le responsabilità. Ma non è vero questa cosa. Brigonna. Salvini ci mette la faccia per risolvere i problemi. E questo vi dà fastidio. È questo che mi dà fastidio. Brigonna, facciamo parlare perché appunto il collegamento è complicato. Prego, Gesmundo. Ma no, sto raccontando un fatto, una verità. Ma la sua verità racconta, la sua. Allora, non riusciamo. Un attimo. Questa era la mia verità. È la verità oggettiva. Ci ha chiesto di revocare quello sciopero perché secondo lui ricadeva su 1 milione di cittadini, su 1 milione dati suoi, riferiti dall'RFI, dalle associazioni, dai datori di lavoro sostanzialmente, 1 milione di cittadini ci chiedeva di sospendere quello sciopero perché avremmo creato disagio fino anche ai poveri lavoratori. Ma mettendo un tavolo per risolvere i problemi, questo lo deve dire. Allora chiedo appello. È stato un inutile intromissione. No. Chiedo appello prima a Bentivogli e poi a Del Vigo per uscire da questa situazione. Bentivogli, poi anche Misiani voleva intervenire. Facciamo intervenire tutti quanti. Allora, Bentivogli. Non ci permette di parlare. Sì, intanto bisogna sempre richiamare al senso di responsabilità. Io ho seguito i metalmeccanici per 25 anni, abbiamo sempre cercato di concentrare l'impatto della forza del conflitto sulla controparte e non sui cittadini. Questo è fondamentale, per cui negli ultimi anni siamo stati molto attenti a non fare gli scioperi di venerdì, immaginare cose che venissero camuffate da un allungamento di ponti e così via. Allo stesso tempo però quello che mi sembra assolutamente comico è che il ministro Salvini per tanti anni, soprattutto quando era all'opposizione, ha corteggiato e ha aizzato tutte le corporazioni che non guardano molto a questo aspetto, a questo senso di responsabilità, e oggi si trova dall'altra parte a dover invocare il senso di responsabilità. Questa cosa è un po' ridicola, perché quando balneari e tassisti bloccano tutto il possibile bloccabile contro qualsiasi norma europea e contro qualsiasi legge, hanno sempre Salvini e la Lega e molto spesso Fratelli d'Italia da quella parte. Allora, solo perché da 8 mesi si ha incarichi di governo, ci si ricorda che ci sono anche i cittadini, ci sono anche milioni di pendolari che si spostano ogni mattina, è ovvio, e giustamente diceva l'amico della CGIL, che tutto questo rischia di essere assolutamente strumentale, sia al senso di responsabilità, ma non dipendentemente da dove si è collocati tra governo e opposizione. Perché Del Vigo comunque è stata un'operazione, diciamo, di forza da parte di Salvini. Comunque è stata un'operazione. Però hai mandato inevitabilmente un segnale molto forte ai sindacati. Scusate, io vorrei dire, secondo me Salvini non ha fatto bene, ha fatto benissimo. Ha fatto un'operazione di forza, sì, tra virgolette, ha dimezzato le ore di sciopero. Tra l'altro i giudici hanno dato ragione alla sua posizione, e Salvini non è che aveva un rapporto eccezionale con i giudici. Dopodiché, secondo me, i rappresentanti della CGIL dovrebbero ringraziare Matteo Salvini. Matteo Salvini gli ha fatto un regalo, gli ha impedito di fare la solita figura del cavolo, per usare un eufemismo, cioè di rompere le scatole a tutti gli italiani, bloccare il paese, tenere fermo il 13-14 luglio con la gente che si sposta in tutta Italia per andare in vacanza, bloccare tutti i treni. Voi ditemi, secondo voi questa è una posizione di responsabilità? Che dice grazie a Salvini, non mi sembra una notizia, posizione di responsabilità. Però dovrebbe dire grazie a Salvini, perché gli ha evitato di fare una brutta figura, per fortuna. Perché in questo caso si sarebbe inimicato ulteriormente l'opinione pubblica, che è una battaglia che sarà sicuramente dice giusta. Aprendo il tavolo a fianco, cioè non è che gli ha chiuso la porta in faccia. Detto questo, mi pare che abbia fatto una scelta giusta Salvini. Certo, capisco che possa spaventare chi, come dire, dello sciopero ci campa, perché secondo me non solo ha fatto una scelta giusta, ha aperto un precedente. Penso che dopo questa cosa, dopo soprattutto come si è espresso il TAR, potrebbe risuccedere questa cosa. Ecco, per perché è un'ottima questo, notizia, bravo Francesco, me, perché proprio è sul precedente. Notizia.
Perché proprio sul precedente vado da Misiani. Però la figura, mi permetta, la figura di Cavolo, quando migliaia e migliaia di lavoratori hanno aderito allo sciopero, probabilmente l'ha fatta Salvini, non il sindacato che ha dichiarato quello sciopero. E quando sono le ragioni giuste che hanno i lavoratori, che è un'altra cosa. Perché già è difficile in due che si sovrappongono, in tre è praticamente impossibile. Cavolo, ce la possiamo risparmiare. Un secondo. Lo sciopero è un diritto. Allora, Misiani è stato... Un attimo, Misiani è stato buono e ha ascoltato tutti quanti fino adesso. Volevo sentire, insomma... Non era selvaggio, è sottoposto all'autoregolamentazione. Un attimo, perché... tentativi di conciliazione. Rispondiamo tutti, però volevo finire il giro con Misiani. Volevo finire il giro con Misiani, che ne ha visti, insomma, parecchi anche di scioperi in tutti questi anni. Però io, insomma, l'intervento così da parte... Adesso che... giustamente o ingiustamente, da parte del Ministro dei Trasporti, non lo ricordo praticamente da anni, insomma, di intervenire così, in questo modo, su uno sciopero. Ma guardi, il problema è che il Ministro Salvini si è svegliato tardi. I problemi che hanno portato alla proclamazione dello sciopero erano noti da tempo, andavano affrontati per tempo. In realtà è arrivato tardi, si è accorto di una situazione e ha reagito con un'ordinanza di precettazione che a mio giudizio è stata anche controproducente. Guardi, io ero in treno giovedì e i pochi treni confermati hanno accumulato dei ritardi abissali. Il mio treno da Roma a Napoli, 2 ore di ritardo, e così tanti altri, perché c'è stata un'adesione superiore alle aspettative delle organizzazioni sindacali per quello che è stato vissuto come un atto di forza lesivo del diritto di sciopero dei lavoratori. Poi è chiaro che in un servizio pubblico essenziale bisogna contemperare il diritto di sciopero sacrosanto con la tutela degli interessi degli utenti del servizio ferroviario in questo caso, ma ci sono norme di autoregolamentazione, norme di legge, c'è un quadro regolatorio molto ben definito. Quello che avrebbe dovuto fare il ministro Salvini è convocare quel tavolo prima, affrontare prima i problemi che sono peraltro rimasti sul tappeto, perché lo sciopero è passato, la magistratura si è espressa sulla sospensiva di quell'ordinanza, come è stato ricordato, ma il punto chiave è che i problemi rimangono sul tappeto. Quindi si dia una mossa al ministro Salvini e aiuti la composizione di un conflitto che altrimenti rischia di produrre altri scioperi. Ripareremo i vostri errori. Perché la domanda e lasciamo sospesa per... Governate da 9 mesi. Per il rientro dalla pubblicità. Per il rientro dalla pubblicità. Sarete sempre meno credibili. La risposta a Misiani al rientro dalla pubblicità. Perché quella che si può dire, questo governo è in carica da 9 mesi, però i contratti sono lì praticamente da anni. Allora chiedo a un esponente del Partito Democratico, insomma, che nelle passate legislature, nei passati governi, insomma, ha ricoperto per diversi anni posizione di governo, perché non è stato fatto prima? A rientro alla pubblicità, Misiani ci dà la risposta. Ultima parte di questo dibattito, poi avremo un'appendice invece su chi il lavoro sceglie in qualche modo di lasciarselo alle spalle per una nuova vita, ma ne parleremo più avanti. Siamo rimasti con Antonio Misiani e la domanda, insomma, che Durigon prima provocatoriamente, insomma, ha fatto sul perché in tanti anni di governo il Partito Democratico non ha messo mano a quei contratti. Beh, innanzitutto vorrei ricordare a Claudio Durigon che lui non era su Marte, sosteneva insieme a noi il governo Draghi e lui peraltro, almeno in una fase iniziale, è stato anche sottosegretario di quel governo, quindi la domanda dovrebbe farsela un po' anche a se stesso. Ma per aiutare Durigon a difendersi al volto del pentimento, io voglio ascoltare, perché sono più di 10 anni. Poi diciamo quello è un governo particolare, un governo tecnico diverso da un governo politico. Voi avete avuto governi politici, non tecnici. Facciamo rispondere Misiani. La Lega e Forza Italia sostenevano insieme a noi il governo Draghi. Ma non è neanche un problema del governo Draghi. Non è neanche un problema del governo Draghi. Il governo tecnico, voi avete fatto governi politici, oggi è un governo politico e parleremo anche di governi politici. Anche voi avete fatto governi politici, Durigon, ricordo che facevi parte del governo giallo-verde insieme a... Un anno abbiamo fatto governo giallo-verde. Va bene, rimpallo l'avete fatto. Abbiamo fatto parecchie cose rispetto a voi. Andiamo avanti, Misiani.
Se Durigon mi fa parlare con spirito costruttivo, vorrei ricordare che il governo che abbiamo sostenuto insieme ha deciso il più grande stanziamento della storia di questo paese sul trasporto ferroviario. Il PNRR, consegnato ad aprile 2021 in Europa da quel governo, ha stanziato 31 miliardi di euro per la realizzazione di nuove linee ferroviarie, materiale rotabile e quant'altro. Il più grande investimento della storia. Cose buone l'abbiamo fatto, sono d'accordo. No, sta dicendo Misiani che PD e Lega insieme hanno fatto anche cose buone. Quindi, sono investimenti, cioè, non sono per capire. Investimenti, non sono i contratti. Cose buone. Poi posso dire a Durigon che se noi fossimo stati al governo oggi, ci saremmo svegliati all'ultimo con un'ordinanza demagogica di concitazione. Avremmo cose che infatti i ministri del Partito Democratico si sono messi risolto già prima, voi infatti l'avete risolto. Ministri del Rio, ministri della ministra De Micheli, noi abbiamo avuto ministri delle infrastrutture e dei trasporti che non si sarebbero sognati di agire così, avrebbero convocato per tempo le organizzazioni sindacali, non avrebbero magari risolto tutti i problemi, ma avrebbero evitato una contrapposizione frontale che alla fine produce disagi per gli utenti che si potrebbero evitare con un minimo di buon senso, ma qui si preferisce fare demagogia e propaganda e questi sono i risultati. Misiani, lei oggi è a Napoli per un'importante iniziativa da parte del Partito Democratico, interverrà Elish Line su un altro tema, e qui sarebbe un'altra puntata, ovvero la proposta da parte del governo di autonomia differenziata. Diciamo che c'è un'autonomia differenziata anche nella regione dove voi andate a fare questo intervento, perché De Luca ha preso una posizione, diciamo, come posso dire, non parteciperà all'incontro proposto dalla segreteria del partito Elish Line in polemica. Però sull'autonomia differenziata la pensiamo allo stesso modo tutti all'interno del Partito Democratico e anche all'interno delle forze di opposizione, perché uno dei dibattiti più significativi di ieri ha visto la partecipazione di esponenti del Movimento 5 Stelle, del Terzo Polo, di Sinistra Verdi. Quindi l'autonomia differenziata, o meglio la contrapposizione nei confronti di un progetto sbagliato dell'autonomia differenziata come quello portato avanti dal Ministro Calderoli, è un altro tema che unisce le forze di opposizione. E questo credo che sia un dato importante. Prima ho sentito usare l'espressione le opposizioni si uniscono in modo distruttivo. A me la proposta di salario minimo sembra costruttiva e non distruttiva. Certo, sull'autonomia differenziata ci contrapponiamo nei confronti di una proposta sbagliata che peraltro ha portato alle dimissioni due ex presidenti della Corte Costituzionale, un ex presidente del Consiglio di Stato, un ex ministro che avevano accettato di far parte del comitato che doveva definire i livelli essenziali delle prestazioni, ma si sono dimessi scrivendo nero su bianco quelli che sono i gravi limiti della proposta di Calderoli. Le forze di opposizione e tutto il Partito Democratico credo che possano combattere insieme una battaglia per la sanità pubblica, una battaglia per l'attuazione del PNRR, e queste sono battaglie costruttive, non distruttive, fatte nell'interesse generale del Paese, e credo che questo sia il dato più significativo che emergerà anche dalla due giorni di oggi, che ha visto il PD parlare insieme a costituzionalisti, rappresentanti delle forze economiche e sociali, sindaci. Vorrei ricordare che oggi interverrà il presidente Bonaccini, oltre a Elish Line, il sindaco De Caro, che è presidente nazionale dell'ANCI, quindi un parterre molto importante. Presidente De Luca ha scelto di non partecipare perché ci è aperto un vivace confronto sul prossimo congresso del Partito Democratico in Campania, ma noi conosciamo bene la sua posizione nettamente contraria alla riforma di Calderoli, le battaglie che ha fatto, sta facendo e farà contro e per lo sblocco del fondo dell'FSC, miliardi di euro destinati alle regioni del Mezzogiorno che sono oggi bloccati dal governo nazionale, e noi siamo al suo fianco e al fianco delle altre regioni su queste battaglie. Credo che poi alla fine sui temi concreti ci si ritrova. E invece volevo chiedere a Gesmundo un'ultima domanda sull'unità del sindacato, anche su un altro tema, perché non si parla, in queste settimane se ne è parlato molto, vedremo quello che succederà in autunno, di sciopero generale. L'audio Gesmundo. Noi non escludiamo nessun tipo di iniziativa nei confronti di un governo, di controparti che non rispettino appunto le rivendicazioni, le giuste rivendicazioni dei lavoratori. Siamo in una fase nella quale chi lavora è povero, chi lavora è precario, non ci sono condizioni di garanzia sul piano costituzionale, penso al diritto di sciopero che si tenta di mettere in discussione. Ci sono iniziative legislative, penso appunto all'autonomia differenziata, che in qualche modo sta mettendo in discussione l'unitarietà dello Stato, creando anche grandi difficoltà, soprattutto in parti del Paese come quelle del Mezzogiorno e non soltanto quelle del Mezzogiorno. Insomma, c'è una serie di temi sui quali noi dobbiamo intervenire. Se ci sarà bisogno metteremo in campo anche lo sciopero generale, nulla escluso. Intanto la CGIL sta mettendo in piedi una grande mobilitazione con
oltre 100 associazioni di questo paese per il 30 di settembre, una grande mobilitazione che chiede alle forze politiche, alle istituzioni, di riconoscere le tutele dei diritti dei lavoratori, di rimettere al centro di lavoro, di investire le risorse. Abbiamo risorse bloccate, il Mezzogiorno in grande difficoltà, e non capiamo perché il ministro Fitto ancora non dà quelle risorse per fare in modo che si mettano in piedi gli investimenti, e quindi i cantieri, i lavori, le infrastrutture, l'occupazione e lo sviluppo. Siamo in una situazione di stallo sotto questo punto di vista, e quindi noi faremo la nostra opposizione sindacale, la faremo con chi ci sta. Abbiamo piattaforme in Italia con CGL, CISL e UIL su previdenza, su tanti temi, sicurezza, eccetera. Andremo avanti con chi sicuramente condividerà le nostre battaglie. Adesso abbiamo una grande alleanza nel paese con tante associazioni che comunque hanno degli interessi che collimano e coincidono con quelli del sindacato, e intanto ci mobiliteremo come CGL per il 30 di settembre. Durigon, oggi nel preparare la puntata, leggendo i giornali, insomma, vedendo un po' la rassegna stampa di stamattina, oltre alla notizia appunto del contratto della scuola, aumenti fino a 190 euro per il personale. Positivo, finalmente. No, sembrava che stavano in un paese... Ma adesso arriva la mazzata. C'è un tema che riprende il Sole 24 Ore, che è quello di garanzia giovani. Cioè, e soprattutto del lavoro, l'Italia è, vedendo la classifica, solamente la Romania ci supera nella classifica dei NEET, che ricordiamo, i NEET sono quelli che non cercano né lavoro e non stanno studiando in questo momento, che da questo punto di vista per un paese come l'Italia è un enorme problema. Ci sono ancora 1,2 miliardi da spendere e c'è una scadenza. Che sta facendo il governo su questo? Allora, innanzitutto voglio tranquillizzare un attimo, perché ho sentito delle frasi di sfatta totale del nostro paese. Credo che oggettivamente parlando i numeri parlano di altro, perché abbiamo un paese in crescita, abbiamo un paese che nonostante tutto quello che si è raccontato poco fa sta crescendo. Abbiamo numeri di occupazione, perdonatemi, mai avuto nella storia, quindi oggettivamente credo che non si può non vedere oppure fare demagogia, punto e basta. Dopodiché il diritto allo sciopero, lo ribadisco perché sennò sembra che è stato qualcuno tolto qualcosa, è un diritto legittimo. Salvini, e così chiudo anche questo rambolo, ha messo sicuramente un precetto che è di norma, che si può fare, che non è che non si può fare. Agito nei termini di legge. No, sembra che non ha fatto le norme. Veniamo dire, perché sennò sembra stato un concetto così. Oggettivamente, dopodiché, ha fatto anche dei tavoli paralleli per dare delle risposte alle legittime diciamo, richieste sindacali. Quindi credo che abbia fatto nella maniera più giusta e più consona dei diritti che ci sono, e anzi va verso i lavoratori ciò che non è stato detto fino adesso. Su quello che riguarda invece garanzia giovani, come sapete, è iniziato nel precedente governo con questa, e sono dei fondi che cercano di incentivare l'occupazione cercano di incentivare sicuramente anche quello che è il contesto, diciamo, di formazione di questi giovani, e oggettivamente dei ritardi immensi di ANPAL ci sono stati, stiamo cercando di cambiare anche questo aspetto. Se avete visto, abbiamo cambiato, insomma, l'ANPAL l'abbiamo ripresa all'interno del nostro ministero, stiamo cercando una partita, insomma, diversa, perché oggettivamente i ritardi sono stati clamorosi. Misiani e Del Vigo, su questo a chiudere. Sulla questione di garanzia giovani, ci auguriamo, allora, il problema dei NEET è un problema drammatico, è chiaro che non si risolve con la bacchetta magica, ma con una pluralità di strumenti e un forte investimento. Credo che sia la bomba sociale più preoccupante di cui soffre il paese, perché riguarda giovani che sono completamente tagliati fuori non solo da percorsi formativi ma anche dal mercato del lavoro, perché non lavorano ma non cercano nemmeno lavoro, quindi è un fenomeno di esclusione sociale veramente molto grave. Garanzia Giovani è un programma varato molti anni fa dall'Europa, che purtroppo in Italia ha prodotto risultati inferiori rispetto a quelle che erano le speranze iniziali. Noi ci auguriamo che su questo, come su altre progettualità finanziate con i fondi europei, si riesca a utilizzare al meglio le risorse che sono messe a disposizione, perché anche su questo terreno paghiamo la contraddizione di un paese che spesso non ha problemi di risorse, ma non riesce a spenderle nei tempi e con i risultati dovuti. Questo è un problema della pubblica amministrazione che si trascina da tempo,
e che si potrebbe allargare al tema, insomma, dei soldi poi del PNRR e così via. Al PNRR. Sono in chiusura, sì. Messiani, mi scusi, sono veramente in chiusura, perché su questo volevo sentire anche Bentivogli, perché tolto di mezzo il tema del reddito di cittadinanza, che per gli oppositori si diceva così togliamo i ragazzi, insomma, dal divano, il problema è che poi questi ragazzi dal divano non mi sembrano tanto spinti da parte della politica e da parte delle imprese, insomma, ad andare a lavorare, visti gli stipendi e viste comunque il livello così alto, insomma, di chi non cerca lavoro e chi non studia. Beh, allora, secondo me il discorso di garanzia giovani non ha funzionato a livello assoluto, perché è partito nel 2014, a maggio, se mi pare, e ad aprile del 2023, quindi in 9 anni aveva preso in carico 1,7 milioni di giovani, ne aveva aiutati 500.000, quindi sono numeri pressoché irrisori. Dopodiché sì, sicuramente c'è anche una questione, quella dei NEET, non è solo una questione economica, sono d'accordo con Misiani, non si può risolvere con la bacchetta magica e nemmeno con soldi a pioggia, è una questione anche sociale nella quale sicuramente si intersecano altri due fattori, uno quello della pandemia e di quello che ha comportato per una determinata generazione, in secondo luogo qualche danno, come dicevi tu giustamente, Andrea, come l'ha fatto anche il reddito di cittadinanza. Quella è la vera e propria bomba sociale che rischia di esplodere in futuro, perché queste persone in questo momento non stanno né studiando né lavorando, non è detto che vogliono iniziare a farlo in un futuro prossimo. Questo è un problema per tutto il paese e credo che si debba vedere da un punto di vista ideologico, cioè non ideologico, va risolto in qualche modo. Però ripeto, io ho il timore, quindi vedo che è un aggravante questo, che non sia solo ed esclusivamente un problema economico, è più un problema sociale e di prospettive e di voglia e di fame di futuro e di speranza che manca. E su questo tra poco ci entreremo, Francesco Bentivogli. Innanzitutto c'è un piccolissimo contenimento dei NEET nell'ultimo mese, ma proprio quasi percettibile. Il tema vero è che Garanzia Giovani è nata malissimo, non era possibile che portasse cose buone. Il guaio è che il provvedimento successivo, il GOL, è stato fatto esattamente sullo stesso schema di Garanzia Giovani, che non aveva funzionato. E bisogna imparare a far sul serio sulle materie che riguardano il lavoro, non mettersi al petto medaglie di breve periodo perché sono sempre false, e però questo paese non crede nelle politiche attive, invece c'è un grandissimo bisogno. Allora, Bentivogli, c'è un problema con l'audio che adesso miglioreremo, perché restano Marco Bentivogli e Francesco Maria Del Vico con noi. Io saluto Gesmundo, saluto Misiani e saluto Claudio Durigon, perché adesso ci raggiungerà una scrittrice, autore di un libro che si chiama Le grandi dimissioni, perché un altro di quei temi che accennava prima Francesco Del Vico è chi in questo momento decide che per il lavoro, per quanto si guadagna nel mondo del lavoro, non vale più la pena e decide di dimettersi e cambiare vita. Ed è questo è un enorme problema che in qualche modo anche la pandemia ha amplificato. Pochi minuti e torniamo in diretta. Le 9:20, ultima parte del dibattito di Omnibus, e do il buongiorno a Francesca Coin. Francesca Coin, scrittrice, è sociologa e insegna all'Università del Ticino ed è soprattutto autrice del libro Le grandi dimissioni, il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Coin, lei ha scritto questo libro e il tema di questo libro, che quanto mai dal mio punto di vista è di attualità, perché noi ci troviamo in una dimensione completamente nuova, vuoi il post-Covid, vuoi le difficoltà che si hanno in questo momento, nelle varie trasformazioni che ha il mondo del lavoro, e tra queste varie trasformazioni l'automazione, l'intelligenza artificiale, però c'è anche un tema legato alla persona e quindi al rifiuto magari della persona di portare avanti, avere comunque una vita legata allo stress, agli impegni, al fatto che quelle pressioni per una vita intera, la vita lavorativa, che può essere di 30-35 anni, a un certo punto si dice no, perché andare avanti con questo stile di vita? Forse esiste un'altra strada. Ho introdotto in questo modo il tema per cercare di mettere dentro un po' tutto, però la cosa che le volevo chiedere è il perché la necessità di scrivere in questo libro adesso. Guardi, la necessità deriva dal bisogno anche di sgomberare il campo da una serie di fraintendimenti. I fraintendimenti
sono quelli per cui ci sia chi lascia il lavoro perché ama tanto il divano, ad esempio, o perché può vivere di rendita. Questi sono due fraintendimenti che sono pericolosi se intendiamo comprendere perché c'è chi sta così male a volte a lavoro per condizioni di lavoro con elevate mole di lavoro, orari spezzati, salari molto bassi, al punto che pensa che la contropartita sia insufficiente per rimanere all'interno di quella professione. Il libro cerca di fare alcune operazioni, anzitutto di analizzare il lavoro a partire dai settori a saldo negativo. Sono i settori da cui più persone se ne vanno rispetto a quelle che i settori sono in grado di attrarre. Quindi sono settori rispetto ai quali c'è una grande disaffezione e in cui l'organizzazione del lavoro ha subito un deterioramento negli anni. Stiamo parlando, per esempio, della ristorazione, stiamo parlando dei servizi, stiamo parlando della grande distribuzione, stiamo parlando anche della sanità, che per certi versi è un comparto diverso, ma in cui vediamo un esodo di personale che è un'emergenza nazionale. Anche allora, perché i numeri sono assolutamente in crescita in Italia, ma così come il resto del mondo. Così come nel resto del mondo, perché anche nel resto del mondo c'è stata una inadeguata programmazione rispetto alla sanità, rispetto alle esigenze di formazione e c'è un tentativo anche da parte dei paesi ricchi di attrarre personale dai paesi poveri, c'è una carenza di personale a livello globale, però in Italia è preoccupante anche perché vediamo che in Italia negli anni futuri ci sarà ancora una riduzione della spesa per la sanità in rapporto al PIL e quindi l'inversione di tendenza che la pandemia prometteva di inaugurare non sarà probabilmente disattesa. C'è anche da dire che in un contesto come quello sanitario le dimissioni tendono ad avere una tendenza incrementale perché quando il personale se ne va lascia a chi resta una mole di lavoro ancora più elevata e questo fa pensare a che si possa arrivare a un punto critico nel quale non si è più in grado di fornire un servizio. Quindi diciamo, rispetto alle dimissioni c'è stata una narrazione un pochino così, un pochino caricaturale, ma la verità è che ci sono tensioni di situazioni di grande emergenza e di grande sofferenza al lavoro, alle quali andrebbe posto rimedio intervenendo sia sulle condizioni di lavoro che sui salari. Perché sappiamo benissimo che i salari in Italia sono scesi negli ultimi 30 anni e che dopo ecco, la pandemia... Ecco, noi veniamo proprio da quel dibattito, Coin, e le volevo chiedere, prima di far intervenire Bentivogli e Del Vico, se una non la voglio far entrare diciamo nel dibattito politico, però se esiste l'esigenza di rivedere in qualche modo anche il sistema del lavoro e rivedere anche quel sistema fordista, così come l'abbiamo conosciuto, diciamo, dell'Occidente, in cui appunto l'idea di avere uno stipendio, di avere il posto fisso, di avere in qualche modo determinate garanzie, deve lasciar passo a un altro tipo di modello. No, ma quello l'abbiamo rivisto già da tempo, nel senso che già il lavoro atipico e la precarietà hanno fatto dimenticare tutte quelle tutele, forme di retribuzione diretta, indiretta, indifferita. E lì non si torna indietro. Che rendevano il lavoro... Come? E lì non si torna indietro. E lì bisognerebbe fare un pochino, prendere la stessa tendenza spagnola, quindi ritornare a contratti invece che contratti a tempo determinato che implicano anche pensioni povere in futuro, bisognerebbe tornare appunto a forme di tutela. In Italia tra lavoro atipico, partite IVA che hanno comunque redditi annuali molto bassi, forme di precarietà, di contratti a tempo determinato, addirittura i voucher, sappiamo che purtroppo in Italia c'è il lavoro povero, riguarda diversi milioni di persone, appunto in un'epoca in cui l'inflazione è così alta, per cui c'è un problema sostanziale di lavoro povero a cui porre rimedio il dibattito sul salario minimo legale era un buon punto di partenza. È assolutamente ampio e ne abbiamo avuto prova poco fa. Bentivogli, è un enorme tema questo, nel senso... E l'ho detto io nella presentazione diciamo, di questa parte, perché c'è sì il tema relativo agli stipendi che sono bassi, ma c'è anche il tema del progresso, che da un certo punto di vista, vuoi perché la civiltà va avanti, vuoi perché l'Occidente e non solo vanno avanti e progrediscono, si va sempre più l'utilizzo della macchina ed è un tema gigante. C'è adesso il tema dell'intelligenza artificiale, che in qualche modo condizionerà il lavoro. Dove si può intervenire? Perché le ricette, come abbiamo detto, possono essere
possono essere tante, però dobbiamo anche ripensare e rivedere il nostro modello di vita quotidiano. Bentivogli, non la sentiamo. Infatti propendo per questa seconda lettura. La grande crisi ed emergenza del lavoro è un'emergenza di senso, di significato. Se noi guardiamo gli identikit di chi lascia il lavoro volontariamente, adesso si sta alzando un po' l'età, ma sono skill medio-alti. Esatto. E quello che ci dicono, esatto, le aziende è che i vecchi strumenti di retention, cioè per trattenere le persone con un po' di soldi in più, non servono più a niente. Io tra l'altro non considero negativo che ci siano meno persone, meno ragazzi e ragazze che nel posto di lavoro si scannino uno contro l'altro per la carriera. Il tema vero è che c'è una necessità di significato, di senso e di non conciliazione vita-lavoro, ma di un equilibrio molto più forte tra la vita e il lavoro, e cioè il lavoro mi deve realizzare ma non deve mortificare nessuno degli aspetti della mia vita. E questo lo si vede un po' in tutto il mondo. Immaginare che le grandi dimissioni dipendano da salari bassi è un pezzo noto, nel senso che non fa riferimento a quest'ultimo fenomeno, anche le condizioni di precarietà. Tra l'altro, nelle cose che ho scritto 2 o 3 anni fa, la prima evidenziazione delle grandi dimissioni è stata in Cina, prima della pandemia, con ragazzi e ragazze che dopo il Capodanno cinese non ritornavano più nella fascia costiera più industrializzata e popolosa. E significa scegliere vite più semplici, più vicine alla natura, soprattutto alla famiglia di origine, ma più appaganti. Ecco, questo è il tema fondamentale. Se gli si dà una lettura economicistica, dal punto di vista statistico è completamente falso. Esatto. Questo è il... È quello, no, che bisogna capire. Allora, chiudiamo il giro. Un attimo, Bentivogli, chiudiamo il giro perché ho poco tempo e volevo sentire Coin anche su questo, però volevo sentire l'opinione anche di Francesco Del Vivo. Io sono d'accordo con Bentivogli, perché i dati, cioè perlomeno i dati che ho visionato io, sono quelli dell'AIDP, che è l'Associazione Italiana della Direzione del Personale, dicono che la maggior parte di queste dimissioni avvengono fra i 26 e i 35 anni nel nord Italia, in chi lavora in aziende di marketing, di informatica, di digitale. Quindi io non credo che sia un problema legato, cioè non possiamo legarlo così semplicemente al salario minimo o al salario, è una questione esistenziale e filosofica che porta a fare queste scelte, perché caso strano è successo sia in Cina che negli Stati Uniti, e sta succedendo molto spesso nel nord Italia, quindi non sta succedendo in zone poco produttive o dove i salari sono particolarmente bassi. Come mai questo? Perché è proprio una scelta esistenziale, secondo me dovuta anche al fatto che il Covid probabilmente ha, come dire, ha riequilibrato o squilibrato, dipende dai punti di vista, le cose, non, o magari ha dato la possibilità alla gente di riflettere un secondo, sì, e banalmente chiedersi chi me lo fa fare. Esatto, però la cosa che voglio dire, al netto di tutto questo, certo, sicuramente potendo lavorare da casa, rivedendo, come dire, tutte le dinamiche, i valori all'interno della propria vita, c'è chi ha deciso, mi conviene magari guadagnare un po' di meno, far meno carriera, tornarmene a casa mia, spendere meno d'affitto rispetto a una metropoli come Milano. Questa è una scelta legittima. Dopodiché le grandi dimissioni, mi dispiace dirlo, farò arrabbiare la professoressa Coin, sono anche un grande privilegio, perché non tutti possono permettersi di avere delle grandi dimissioni. Non tutti possono dimettersi di punto in bianco dicendo io, ma non è una questione di divano, che capisco che è un discorso troppo populista quello del divano, è semplicemente che ci sono molte persone che non possono decidere dall'oggi al domani, perché non gli piace il loro lavoro, semplicemente per quello di licenziarsi, perché non saprebbero come mettere insieme il pranzo con la cena. Però poi prima faceva anche riferimento a determinati settori, come esempio la sanità e la ristorazione, dove non sono esattamente, diciamo, dei privilegiati. Però, ecco, non sono i settori più colpiti. Tutti i dati dicono che i settori dove ci sono più grandi fenomeni di dimissioni sono quelli che riguardano appunto le aziende, l'informatica, quello che dicevamo prima, il digitale, posizioni quasi manageriali. Sicuramente ci sono anche quelli nella sanità e chi lavora, come dire, chi fa il cameriere, non lo metto in dubbio, hanno ancora più ragione di farlo, ma temo che possano permettere solo meno, questo è il dubbio che ho io. Coin, prego. Guardi, se c'è un tema di cui ci parlano i giornali da 2 anni è che c'è carenza di personale nella ristorazione, in tutti i settori del turismo, che sono anche quelli meno pagati, che sono anche insomma l'epitome del lavoro povero in Italia, e che sono anche quelli in cui c'è più lavoro in nero. Poi è certo che questi dati parlano di un problema soprattutto a nord e centro e meno al sud, ma appunto non è detto, c'è anche chi lascia un lavoro nella ristorazione
nel turismo senza avere un contratto formale. Questo poi non ci appare nei dati, ma non toglie che sono situazioni ad altissimo tasso di sfruttamento. È chiaro che sarebbe più bello pensare che questi lavoratori hanno un piano B nella vita e accettano un po' di meno reddito, ma la verità è che abbiamo veramente un problema di salari in Italia, e quindi sono diventati anche virali casi nel commercio. Penso a Francesca di Secondigliano, diventata virale lo scorso anno perché aveva uno stipendio di 280 euro al mese e a quel punto ha rifiutato. Molto spesso il rifiuto del lavoro è il rifiuto del lavoro povero, ce lo dice l'OCSE: salari ridotti del 2,9% in 30 anni, potere d'acquisto ridotto del 7,5% negli ultimi 2 anni. Chiaro che è più bello avere un altro tipo di narrazione, ma il punto non è questo. Il punto è che abbiamo appunto dei settori. Ma sono i dati che dicono una cosa diversa, non è una questione di narrazione. Un attimo, che siamo in chiusura. I dati dicono cose diverse. Facciamo chiudere Coin, un attimo. Certo. C'è una scarsità sicuramente di lavoratori delle tecnologie che gli rendono una delle competenze che hanno più facilità a passare da un settore all'altro, per cui è chiaro che anche in quel caso lì abbiamo un elevato tasso di dimissioni. Però la verità è che i dati ci dicono, suggerisco di leggere l'ultimo rapporto Censis sul welfare aziendale, che è laddove il lavoro è più povero, laddove i skills sono più bassi e laddove c'è maggiore malessere che le persone se ne vanno. È sempre stato che lascia il lavoro chi si trova male. Allora serve una riflessione sulla struttura produttiva di questo paese, sulla mancanza di investimenti in ricerca e sviluppo, sulla mancanza di politica industriale, non sulle ipotetiche scelte di vivere una vita bucolica di quei lavoratori che di fatto non esistono, perché si lascia per ragioni di sofferenza, non per altro. A chiudere, allora, 30 secondi, a chiudere 30 secondi Bentivogli e 30 Del Vico. Ma innanzitutto nessuno nega il lavoro povero, ne abbiamo parlato tutta la mattina, per cui lì però c'è un problema di condizioni di lavoro e di salari vergognosi. Il mercato del lavoro si è polarizzato da un lato sul lavoro povero, dall'alto sul lavoro scelto, il lavoro medio che inizia a scomparire. Nell'ambito del lavoro scelto è avvenuto il fenomeno delle grandi dimissioni, non stiamo parlando di non esistenza, esatto, del lavoro povero. E quello che accade perché, lo diceva Pennacchioli, c'è un modello, una struttura gerarchica, una modalità di gestione ancora delle strutture organizzative aziendali che è fortista in un mondo che non lo è più, e questo opprime le persone. E spesso io faccio laboratori con lavoratori e lavoratrici di questo tipo, sono le risorse chiave che se ne fanno. Guardate, è il primo anno che le persone sia al sud che al nord non si presentano poi nei concorsi pubblici e van via da posti a tempo indeterminato con salari medio buoni, per cui il tema del lavoro povero c'è, ma non riguarda... Del Vico, un flash. Un flash, sono due cose differenti, credo. Da una parte c'è chi lascia il lavoro per disperazione, questo è un problema grandissimo e primo in agenda da risolvere probabilmente in tutto il paese. Il secondo è chi lascia il lavoro per una scelta di vita differente. Secondo me sono su due piani totalmente diversi. Una è una novità, flash. L'altra, sì, te l'avevo promesso. Grazie, grazie. Io ringrazio Francesca Coin e ricordo il libro Le grandi dimissioni per Einaudi. Ringrazio Francesco Maria Del Vico e ringrazio Marco Bentivogli per essere stato qui con noi questa mattinata. Vi ricordo l'appuntamento con Omnibus domani mattina alle 8. Non mi resta altro che augurare a tutti quanti voi buon sabato.